Cioè, ragazzi, qui veramente siamo al top della perfezione. Lussemburgo, mamma mia, ci sono le strade che praticamente le hanno pettinate qua. Allora, ragazzi, siamo qui in Lussemburgo. Vi faccio vedere la situazione qui, è tanta. Allora, siamo qui sul fiume Mosella, dalla parte opposta è la Germania. Qui siamo nel paesino di Remich. Ragazzi, è tanta roba qui. Mamma mia, ragazzi, qui è veramente tanta roba. Giata. Cioè, perfetto in giro. Lì c'è un parchetto, qui si possono prendere le navi per fare una crociera. Fa un po' di cigni. Quel Lussemburgo è veramente bellissimo, ragazzi. Allora, ragazzi, qui veramente Lussemburgo, siamo proprio sulla Mosella, dalla parte di là la Germania, non è che di là cambia, eh. Comunque qui veramente tanta roba, ragazzi, qui veramente sto paesino qui veramente sul fiume è spettacolare, meraviglioso, sul lungo fiume qui bellissimo, dove puoi prenderti anche, farti il giro con la barca. Oh, e sono le strade pettinate, cioè tutto bello preciso, minchia, veramente è veramente uno spettacolo qui, uno spettacolo. Cioè, mamma mia, ragazzi, ma c'è una pulizia, una precisione, un, mamma mia, ragazzi, è qualcosa di superlativo. Qui ci sono tombini a livello ovunque proprio, cioè qui veramente. Qui ci sono degli hotel qua da parte. Cazzo, è una cartolina qua, è una cartolina, cioè, ma guarda che roba. Siamo a Remich, di là c'è la Germania, qui c'è la Mosella. Qui siamo nella zona dei vigneti, del vino, dove la Mosella, qui sono tutti i vigneti qua, qui sono tutti i vigneti. Cioè, sembra una cartolina sto paese. È una cartolina. Devo andare dalla parte opposta perché devo andare da Ivan, mio amico cuoco, che c'ha un ristorante pizzeria qui a Lussemburgo, nella capitale, lì vicino, proprio lì, poco distante dal centro. Però proseguo qui sulla Mosella, sul fiume qui, perché è talmente bello, ma talmente bello che non voglio neanche. Proseguo un po' perché veramente è qualcosa di è una cartolina, è qualcosa di inconcepibile, cioè è meraviglioso qua veramente. Fiume da parte, Remich si chiama, Remich, R-E-M-I-C. Veniteci veramente a fare un giro, perché veramente merita, ragazzi. Cioè, è talmente bello qui, talmente preciso, talmente a livello, talmente pulito, talmente perfetto, che ci vado avanti ancora un pochino, perché veramente facciamo due minutini così, perché veramente è uno spettacolo. Poi qua i vigneti qua da parte, nella valle del Meuse, della Mosella, veramente, guarda qua i vigneti qua da parte, sono strepitosi, tutta la collina con tutti i vigneti, mamma mia, ragazzi, è perfetto, che bello, ragazzi, veramente. E poi oggi c'è la giornata, ci sono 29 gradi, sono quasi le 8 di sera, c'è su ancora il sole, perché qui al nord comunque sta su un po' di più nel periodo estivo. C'è veramente tanta roba qua, ragazzi, veramente tanta roba. Anche il lato di là della Germania, dove c'è il Saarland, dove c'è il Rheinland-Pfalz. Lussemburgo comunque merita, qua uno veramente guidare moto, macchina, veramente è veramente un piacere. Strade perfette, Weinstra, sì, la route del vino, è la route del vino, la via del vino, perché qua è tutti i vigneti, tutti da parte. C'è la via del vino qui in Lussemburgo, invece c'è la Weinstrasse là vicino dove abitavo io, che parte da Bad Durkheim. Guarda qui che bello, cioè, mamma mia, sembra una cartolina. Qui è bello prendere il traghetto e fare tutto, anche la crociera. Guarda che meraviglia di posti, che c'è un verde, che alberi, tutte le ville sopra là, qui, tutte le varie, mamma mia, ragazzi, veramente, qui, qui,
qui sicuramente non c'è povertà, sicuramente qui povertà ce n'è veramente poca. In Lussemburgo, vedendo le ville sul lago, la vista sul fiume, qui è un sogno qua, veramente bei posti, sono molto molto contento di essere passato da qui, ringrazio Ivan, non lo conoscevo sto posto, dico la verità. Sono tutta una serie di ristorantini qui che poi puoi mangiare a poco prezzo, più prezzo, anche roba tipica, anche senza neanche tanto impegni, che è il quadruplo dell'Italia, la benzina costa 1,63 euro, è allucinante, cazzo. 1,63 euro. Dritti. Lussemburgo è piccolino ma veramente carino. Veramente una meraviglia di posto. Adesso sto andando a trovare Ivan, il mio amico cuoco che vive qui in Lussemburgo, che lavora, ci sono già i suoi video, guardateli. È molto molto bello, mi piace molto il Lussemburgo, è veramente una chicca, sembra un po' la Svizzera tedesca. 50 all'ora, rispettiamo i limiti perché qua così sicuro, secondo me è pieno di autovelox, bisogna stare attenti qua. Lussemburgo capitale, sempre detto, la strada 2, qui c'è il village, qui parlano un po' francese, tedesco. Qui siamo in quel paesino qui piccolino, rispettiamo i limiti. Vedete qua tutto bello preciso, case, casette, villette, case in costruzione, strade ben tenute, tutto ben tenuto qua ragazzi, cioè niente da dire, cioè, non c'è niente da dire, non c'è, qui veramente fai fatica, qui sporcizia in giro non ne vedi proprio, qui proprio veramente devi proprio andare a cercare col lanternino qua, secondo me, anche le strade sono tenute bene, cioè, sono perfette, sì, qualcosina ogni tanto, ho visto qualche pezzettino di strada che magari c'è qualcosina, ma proprio poca roba, bisogna proprio essere dei pignoli proprio, cioè guarda qui bello da parte pulito, tagliato, beh anche di la parte di lì e nell'antila Saarbrücken, Saarland, Rheinland-Pfalz, tutto tenuto bene anche là, cioè anche qui, anche la zona lì di Trier è tenuta bene, bello. Molto bello, tenuto bene, paletti tutti dritti, precisi, piacerebbe che anche da me fosse tutto così. Alcune zone ce l'abbiamo, Valsassino mi ha fatto vedere, ben tenuto, qualche zona della Valtellina, qualche zona anche dell'Arion, un po' l'hanno sistemato, un po' anche da me, qualche paesino magari anche lì in provincia di Lecco fino a Monza. Un po' non sistemato, non abbiamo ovviamente dei livelli così elevati, perché qui siamo al top assoluto, però anche da noi qualcosina hanno fatto, da me un po' quelle zone lì, poi l'Italia è grande, non è comunque certo Lussemburgo, ricco come Lussemburgo, però si potrebbe anche fare un po' di meglio anche da noi, si potrebbe un po' impegnare, almeno cercare noi tenerlo pulito, visto che molti purtroppo sporcano. Questa è una cosa molto che non mi piace. Poi vabbè, per quanto riguarda i tombini, qua sono tutti a livello, non ho ancora, che vi devo dire, qua non c'è una virgola fuori posto, cioè che vi devo dire, qui cosa vi devo dire, pulizia ai massimi livello, guardate che roba, tanta roba qua, bellissimo, non c'è fuori una virgola. Siamo qua arrivati da Ivan ad Eisdorf, appena fuori da Lussemburgo centro, dove c'è il suo locale, qui il passatempo, qua ristorante italiano, adesso lui è dentro a lavorare, e se passate qua da Lussemburgo ad Eisdorf passate a trovarlo, che fa anche una pizza veramente buona pure. Ristorante passatempo qui da Ivan. Adesso lui è preso, comunque su Lussemburgo ci sono i video, guardateli che l'ho intervistato. Poi lui ha abitato un po' di anni
in Belgio e quindi conosce molto bene il Belgio, conosce molto bene Bruxelles. Difatti faccio un salto con lui che mi farà un po' da cicerone, visto che ci ha abitato un po' d'anni. Il saluto ragazzi qui da Lussemburgo, veramente tanta roba Lussemburgo, devo dire che è tanta roba. Ah, e poi ho dato una cosa in giro, dappertutto praticamente, quad ride a norma, cioè praticamente con tutta la riparazione sotto, che è molto importante per i motociclisti, perché quando scivono diventano delle tagliole. Mi sono fatto fare una pizza salame piccante da Ivan.